Buongiorno a tutti, sono Luca Merlino di ANCI Digitale, la società in-house providing dell'ANCI e di ACI Informatica. Vi do il mio personale benvenuto e vi porto i saluti del nostro amministratore unico, il dottor Franco Minucci. Prima di entrare nel merito degli argomenti, qualche informazione di servizio anche per darvi il tempo di settare il vostro PC e per consentirvi, insomma, una proficua partecipazione. Il consiglio è di chiudere le pagine web, gli applicativi che ovviamente potrebbero incidere negativamente sulla vostra banda, compresa la posta elettronica. Potrebbero inoltre esservi problemi audio legati alle connessioni tramite desktop remoto, quindi ove possibile il consiglio è di collegarvi direttamente tramite browser. In ogni caso potete segnalare eventuali problematiche nell'apposita chat che vedete a video, dedicata proprio all'assistenza tecnica e sarete eventualmente ricontattati in privato dai colleghi dell'assistenza IFEL, colleghi che ringrazio anticipatamente. Comunque, sperando che di problemi tecnici non ve ne siano affatto, vi segnalo che potete interagire con i relatori ponendo domande o condividendo le vostre osservazioni tramite la funzionalità domande e chat che trovate sotto la vostra webcam. Premesso questo, eccoci al tema e all'obiettivo di questa sessione, che non è tanto quello di approfondire i profili giuridici delle garanzie fideiussorie, ma di presentare e aprire un varco sul progetto Fideiussioni Digitali, una progettualità che è promossa da CETIF, Università Cattolica, Reply SPA e CSPA in collaborazione con Banca d'Italia, IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni e la Guardia di Finanza, e che in via generale si prefigge di efficientare il ciclo di vita della fideiussione, facilitando di fatto i diversi attori del mercato che intervengono appunto nel ciclo di vita della fideiussione, quindi contraenti, garantiti e garanti. Ora, non che l'inquadramento giuridico delle garanzie fideiussorie e dei risvolti operativi non rappresentino argomenti di interesse, anzi, potrebbero certamente costituire l'oggetto di un successivo webinar. Né credo manchino da questo punto di vista elementi di spunto e interesse. Solo ad esempio, il decreto crescita 2019 come convertito dalla legge 58-2019, ha previsto la possibilità di creare delle sandbox regolatorie, vale a dire dei recinti di sperimentazione nei settori finanziario, creditizio, e assicurativo, mediante appunto l'utilizzo di nuove tecnologie, quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti. Su questo versante sono ancora attesi alcuni provvedimenti attuativi, già che il citato provvedimento ha delegato espressamente il Ministero dell'Economia e delle Finanze a varare uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione in tali settori. Su questo aspetto è intervenuto anche il decreto semplificazione 2020 e mi pare che da questo punto di vista il dottor Pellecchia poi nel corso del suo intervento ci dirà anche qualcosa. Vi è poi tutto il tema degli smart contract, quindi dei contratti intelligenti e della relazione stretta che ovviamente vi può essere con la tecnologia blockchain. Per forza di cose aggiungerei il tema dell'identità digitale. Ancora, sempre il decreto semplificazione ha escluso, ad esempio, la necessità di rilasciare, almeno per alcune fattispecie di affidamenti, è un periodo definito, la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del codice di contratti. Insomma, tutti elementi regolatori che certamente meritano un approfondimento ad hoc e su cui possiamo tornare. Da un punto di vista più generale, è innegabile che negli ultimi anni si è assistito al proliferare di soggetti economici, diciamo così, di dubbia affidabilità, fino ad arrivare anche ai casi conclamati di rilascio di fideiussioni false.
In sintesi, vi è sicuramente la necessità di arrivare ad una regolamentazione puntuale a tutela di tutti i soggetti che poi intervengono, anche con specifico riferimento evidentemente al ciclo di vita della fideiussione. E il progetto che oggi presentiamo si prefigge di incidere anche su questo versante, offrendo una soluzione che possa migliorare la sicurezza dei dati e delle informazioni che vengono gestite dentro la fideiussione. Ovviamente, se avete segnalazioni o quesiti specifici, proveremo a risolverli anche a valle di questo evento, o comunque potranno essere oggetto di trattazione di prossimi appuntamenti, anche coinvolgendo i soggetti che a vario titolo hanno competenze in materia, sicuramente l'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni, che peraltro già partecipa direttamente al progetto, perché no, l'Italia, l'Agenzia per l'Italia Digitale e via dicendo. Gli ambiti applicativi e il ruolo dei comuni nel ciclo di vita della fideiussione. Sicuramente la prospettiva più ricorrente per la realtà comunale è quella di garantito, quindi diciamo di beneficiario della garanzia. Pensiamo alle garanzie per oneri di urbanizzazione, convenzioni urbanistiche, realizzazione di opere, ma in via generale a tutte le garanzie da fornire per qualsiasi affidamento o concessione, sia nella fase di partecipazione, quindi con garanzia provvisoria, fermo restando quando vi dicevo su quanto prevede l'ultimo decreto semplificazione, sia nelle fasi di sottoscrizione dei contratti a seguito di aggiudicazione, quindi mi riferisco alle garanzie definitive, di cui all'articolo 103 del codice dei contratti. Vi è poi una prospettiva probabilmente meno ricorrente, che è quella di garante, ma in ogni caso prevista dal testo unico degli enti locali. Mi riferisco ai casi previsti dall'articolo 207 del decreto legislativo 267, nei quali i comuni, le province e le città metropolitane possono essi stessi rilasciare garanzie fideiussorie. Ci si riferisce ai casi per l'assunzione di mutui destinati a investimenti e per operazioni di indebitamento da parte di aziende da esse controllate, di consorzi, nonché di comunità montane, cui questi enti fanno parte. Oppure garanzie fideiussorie in favore di società di capitali costituite per la gestione di servizi pubblici locali, fideiussioni per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione di opere ai fini culturali e sociali e soprattutto per l'impiantistica sportiva. Perché ANCI Digitale ha deciso di partecipare a questo progetto? Primo, il tema è interessante e delicato per definizione, trattandosi di garanzie, e crediamo che il tema abbia una valenza di sistema e che quindi trascenda dall'ambito di operatività comunale. Secondo, sicuramente trattasi di un tema che ha un impatto sull'operatività comunale e, diciamo, qualsiasi iniziativa che si prefigga di agevolarla, di semplificarla, è per noi meritevole di trattazione, partecipazione e approfondimento. Immagino che oggi la fideiussione venga gestita lato comune attraverso comunicazioni trasmesse via posta elettronica certificata per lo più, e quindi la possibilità di avvalersi invece di una soluzione entro la quale poter gestire in maniera, diciamo, più ordinata l'interlocuzione con gli altri soggetti che intervengono nella fideiussione, possa sicuramente agevolare l'operatività comunale. E poi l'aspetto tecnologico di assoluto interesse, vale a dire quello relativo all'applicazione e alle condizioni di utilizzo della blockchain nella pubblica amministrazione, che diciamo credo interessi a prescindere dal caso specifico di cui oggi discutiamo. In sintesi, vi erano a nostro avviso tutti gli elementi per poter partecipare a questa progettualità.
per recuperare il punto di vista dei comuni e portare tale punto di vista all'interno della progettualità medesima. E spero che questa sia solo una prima occasione utile di confronto e condivisione con voi. La scaletta dei lavori, velocemente. Seguiranno gli interventi del dottor Cotizzalati di CETIF, che ci illustrerà il progetto nel suo complesso. E direi anche le modalità di una possibile vostra partecipazione. Vi sarà poi l'intervento del dottor Rostagno di Reply, che invece offrirà un'anteprima della soluzione che è già stata implementata e che si sta sperimentando proprio in questa fase. Infine, due testimonianze da parte dei comuni di Bari e Milano, due testimonianze che ritengo privilegiate, poiché tali comuni partecipano direttamente al progetto e perché ci consentono, secondo me, di, in linea con l'obiettivo, diciamo, di questo evento, di circoscrivere il punto di vista dei comuni sul tema in esame. E qui avremo gli interventi del dottor, Pellecchia e del dottor Castellini. Io non prenderei altro tempo, e quindi passo la parola al dottor Coti Zelati di CETIF e naturalmente vi auguro un buon lavoro. Grazie mille, dottor Merlino. Buongiorno, buongiorno a tutti. Intanto, appunto, mi presento Davide Cotizzalati di CETIF, Università Cattolica. CETIF è il centro di ricerca sulle tecnologie e innovazioni nei servizi finanziari. Siamo i promotori del progetto, appunto, con i colleghi di Reply e di SIA. Il progetto, come già citava, ringrazio il dottor Merlino per questa panoramica e sul perché anche è importante la presenza dei comuni, della pubblica amministrazione e di amministrazioni come ANCI Digitale. Come promotore abbiamo lanciato questo progetto per lavorare su quello che è l'ecosistema delle fiduzioni, coinvolgendo quelli che sono le tre diverse tipologie di attori che riscontriamo all'interno del mercato. Quindi da un lato banche e imprese di assicurazioni che emettono e svolgono un ruolo di garante di queste fiduzioni, dall'altro le imprese corporate, quindi che spesso, per esempio, nel caso degli appalti pubblici partecipano a gare, quindi richiedono a questi garanti la fiduzione, e dall'altro lato i beneficiari, quindi spesso comuni, pubbliche amministrazioni, che appunto sono i beneficiari e destinatari di queste fiduzioni. Il progetto che abbiamo sviluppato vede anche la partecipazione di quelle che sono le autorità, quindi da un lato Banca d'Italia, IVASS è l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni in Italia, e la Guardia di Finanza. Ecco, una grande attenzione dalle autorità su questo tema, che partecipano fin dal primo giorno al progetto. Il progetto ha poi, come vedremo anche dopo, è un progetto ovviamente di sistema. Le società che lavorano al progetto sono imprese di sistema: CETIP, l'Università Cattolica, SIA e Reply. Diciamo, abbiamo iniziato a lavorare con queste tre tipologie di attori, oltre 30 società che vedremo poi dopo nel complesso, per innanzitutto disegnare insieme quella che è una piattaforma che ha l'obiettivo di gestire la fiduzione in tutto il suo ciclo di vita, quindi dalla fase di emissione, di attivazione della fiduzione fino all'escussione, quindi una gestione end-to-end della fiduzione. Una piattaforma che permetta a questi tre attori di collaborare e di poter gestire in maniera più efficiente tutti quelli che sono i rapporti tra le tre figure. Abbiamo quindi iniziato nei primi mesi, da febbraio ad aprile, a lavorare appunto a questa soluzione, disegnandola insieme, coinvolgendo tutte le società partecipanti, come vedremo poi anche dopo gli interventi del dottor Roberto Castellini e il dottor Pellecchia. Quindi, ecco, tutte queste società hanno partecipato insieme a noi nel disegno di questa piattaforma che è stata poi sviluppata dai nostri partner tecnologici, quindi sia dal punto di vista applicativo che architetturale, e che in questo momento, a partire
A partire da luglio stiamo testando e sarà disponibile fino a fine ottobre. Le società che partecipano all'interno appunto sono molteplici e rappresentano un po' i tre mercati che dicevo prima, quindi da banche, imprese d'assicurazione, da Intesa San Paolo, Areale Mutua, Cofassi, il Banco BPM, a pubblica amministrazione. Qui abbiamo due comuni che partecipano, quindi Bari, Milano, Roma, la centrale acquisti dello Stato, quindi Consip, ANCI, con ANCI Digitale, diverse società private come Vivigas, Era, insomma un parterre che ci ha consentito di avere la rappresentatività di quello che è il mercato delle fiduzioni, quindi avere al tavolo tutti e tre gli attori per poter creare una piattaforma che desse valore e beneficio a tutti quanti, quindi che non fosse la piattaforma delle banche, delle assicurazioni, ma che fosse la piattaforma di tutti e tre gli attori, dove tutti e tre gli attori potevano appunto trarre un beneficio. Il progetto, siamo partiti appunto con questo progetto sulle fiduzioni con diversi obiettivi. Intanto andare, come dicevo prima, ad agevolare quello che è il coordinamento tra tre attori. Abbiamo visto tre diversi soggetti che devono collaborare, parlare, scambiare quelle che sono informazioni e materiali. L'importante per noi, uno dei primi driver che ci ha portato a ragionare sulle fiduzioni, era l'alto numero di fogli. Anche qui l'importanza di avere anche la guardia di finanza, quindi le persone che hanno svolto studi, indagini, sul tema, che conoscono molto bene il mercato. Quindi ridurre il fenomeno delle frodi ovviamente è un tema per la piattaforma molto molto importante. La piattaforma nasce e prevede tutte e tre le figure proprio perché la fiduzione, essendo inserita nel sistema, poi vedremo con il collega Riccardo Lo Stagno nel dettaglio come questo avviene. Essendo inserita all'interno del sistema direttamente dal garante che la emette, ecco allora che c'è poi una certificazione, si ha la garanzia che tale fiduzione è veritiera e corretta e viene ricevuta attraverso la piattaforma e viene vista e verificata in piattaforma, direttamente in piattaforma, da quello che è il beneficiario e il contraente. Un altro obiettivo importante che ci ha guidato all'interno del progetto e che ci continuerà a guidare è quello di dematerializzare la fiduzione. Abbiamo visto come, quando abbiamo svolto le nostre analisi, come molti dei problemi del mercato delle fiduzioni fossero generate dal fatto che la fiduzione è ancora oggi cartacea, e questo consente, crea tutta un'inefficienza di gestione in tutti i vari punti del processo. L'utilizzo appunto poi di una tecnologia DLT blockchain ci supporta in quel processo di garanzia di certificazione di tutte quelle che sono le transazioni che avvengono poi all'interno di questa piattaforma. Un progetto che, come dicevo prima, è un progetto che ha una scala nazionale, quindi oltre a vedere la partecipazione di istituti di vigilanza, Banca d'Italia, eccetera, abbiamo appunto svolto anche tutta una serie di attività di comunicazione a supporto della dissemination del progetto stesso, e qui appunto alcuni esempi che arrivano dalla stampa. La piattaforma appunto, dicevo, in questo momento è aperta a quella che è la fase di sperimentazione, quindi non solo le oltre 30 imprese che abbiamo visto nella slide precedente possono prendere parte al test, quindi il test è aperto anche a pubbliche amministrazioni e società private che sono in questo momento interessate a testare in anteprima quella che è una soluzione digitale di sistema per la gestione delle fiduzioni. Quindi anche i vostri comuni possono testare quella che è la piattaforma Fiduzioni Digitali. Quindi potrete vedere come funziona la piattaforma, gestire alcune fiduzioni al suo interno. La piattaforma appunto garantisce questa trasparenza, è molto facile da utilizzare, come vedremo poi dopo attraverso le schermate, e permette anche per esempio una vista aggregata di quelle che sono le fiduzioni
all'interno della piattaforma che riguardano ovviamente la singola controparte e permette appunto di gestire tutte quelle che sono le fasi del ciclo di vita che abbiamo visto prima. Quindi è importante, la piattaforma permette, no, innanzitutto quello che è la verifica delle informazioni della fiduzione, quindi permette di efficientare il processo di verifica del beneficiario, non è più necessario rivolgersi alla filiale che ha emesso la fiduzione per verificarne le informazioni e verificarne l'autenticità. Ma appunto attraverso la piattaforma si hanno queste determinate garanzie. Perché? Perché la fiduzione viene inserita e caricata in piattaforma direttamente dalla società che l'ha emessa, quindi dalla banca o dall'impresa di assicurazione. Permette alla piattaforma di modificare, visionare e confermare le modifiche che vengono svolte dal contraente e dal garante, quindi vi permette poi di gestire le varie fasi, per esempio lo svincolo, le richieste di estensione, l'escussione della fiduzione. C'è tutto poi ovviamente un sistema di notifiche che quindi permettono agli utenti della piattaforma di rimanere aggiornati su quello che è lo stato della fiduzione e su cosa accade in piattaforma senza ovviamente dover continuamente entrare e visualizzare quelle che sono le dashboard. All'interno della piattaforma è disponibile poi ovviamente un supporto e un'assistenza qualora ci siano problemi tecnici. Quindi, come sostanzialmente qualche punto su qualche informazione un po' più operativa su come poter prendere parte al test. Ecco, appunto, abbiamo un form, vedremo dopo, poi penso che le slide possono essere liberamente condivise con tutti i partecipanti, quindi potrete ritrovare il link. Quindi per poter prendere parte lato beneficiario dovete aver ricevuto quelle che sono delle fiduzioni da uno dei garanti, quindi da una delle banche, da una o più banche di assicurazioni che partecipano all'interno del progetto. Quindi è possibile accordarsi, la fiduzione, ripeto, deve essere caricata dalla banca o dall'assicurazione, poi potrete testare e gestire quelle che sono le funzioni della piattaforma. Non dovete rivolgervi a quello che è il referente della banca all'interno della filiale o dell'assicurazione che ha emesso la fiduzione, perché molto probabilmente non è a conoscenza ovviamente del progetto che viene gestito a livello di direzione centrale. Attraverso il form, poi magari vi lasciamo i nostri contatti, così che chi è interessato possiamo poi mettervi in contatto con i diretti responsabili del progetto della direzione centrale, così che poi potete accordarvi per un test in piattaforma. Appunto, ripeto, è possibile un supporto che è di tipo tecnico, chiaramente sui temi della fiduzione è necessario contattare e accordarsi e gestirsi con quella che è la banca o il garante che ha emesso la fiduzione. Dicevo, caricando la fiduzione è possibile gestirne tutto il ciclo di vita. Ricordo che questa è una sperimentazione, quindi ad oggi per ovviare, ovviamente il 30 ottobre si chiuderà quella che è la sperimentazione della piattaforma e non sarà più possibile accederne. Quindi le fiduzioni sono fiduzioni che sono vere e realmente emesse, e che quindi vengono poi replicate in piattaforma, oppure qualora non si abbiano fiduzioni, ma si voglia comunque testare, possono essere create delle fiduzioni cosiddette simulate che mirano al mero test funzionale della fiduzione. Ricordo che è una sperimentazione, quindi al termine di quella che sarà la fase di sperimentazione del 30 ottobre, tutti gli utenti riceveranno un questionario con cui potranno lasciare il loro feedback, che per noi è molto importante, no? L'obiettivo in questo momento della sandbox è quello di aver costruito una piattaforma sviluppata, la stiamo in questo momento testando, la testiamo per capire qual è il processo che deve essere migliorato, ovviamente quali sono i punti di forza della piattaforma che generano un beneficio per gli attori. Quali sono i punti invece che devono essere migliorati da un punto di vista tecnologico, di business e regolamentare? Quindi, appunto,
Dicevo, siamo in test da luglio, è ancora possibile testare, ci sono ancora una ventina di giorni con cui è possibile testare operativamente la piattaforma. Appunto, potete farlo registrandovi al link che vedete sotto, poi appunto le slide possono essere con voi, con voi condivise e potete accedere a quella che è la piattaforma. Ovviamente per poter testare operativamente con delle fiduzioni, dovete mettervi in contatto con quello che sono i garanti affinché carichino delle fiduzioni emesse verso il vostro comune, verso la vostra istituzione. Ecco, vedo che ci sono alcune domande, non so appunto se il dottor Merlino è d'accordo, magari rispondiamo, magari visto che sono sullo specifico tema. Sì, assolutamente. Ok, vedo che Veronica Marzali chiedeva appunto, è possibile la piattaforma recupera anche le fiduzioni già emesse a carico dell'ente? Allora, la piattaforma non recupera automaticamente, nel senso che al momento la piattaforma è una web app, quindi non è integrata con il vostro sistema informativo o con il vostro gestionale. Le fiduzioni che volete testare devono essere caricate in piattaforma dal garante che le ha emesse. Ecco, qui non so, magari se il dottor Merlino, come possiamo, per questi comuni che sono interessati, magari possono rivolgersi a voi, insomma, ad Anci Digitale, poi capiamo con chi metterli in contatto per il relativo test, se è d'accordo. Certo, certamente. Ok, quindi la piattaforma non le recupera in automatico, devono essere caricate dal garante. Ok, vedo che appunto il Comune di Pistoia è interessato alla prescrizione della garanzia fiduciaria, appunto è possibile testare tutto il ciclo di vita. Una collega chiede dal primo contatto quanto tempo passa per essere attivi in piattaforma. Allora, poco tempo, nel senso che quando viene il form viene scaricato, adesso insomma lo scaricheremo anche nei prossimi giorni. E poi i colleghi tecnici inviano un invito in registrazione in piattaforma. Ecco, appunto, ripeto, però quando entrerete in piattaforma non troverete nessuna fiduzione a vostro carico, ma devono essere caricate, quindi è necessario accordarsi con quelli che sono i garanti che abbiamo visto prima. Donato Bramanti chiede: secondo voi è previsto dal legislatore l'obbligo dell'utilizzo della piattaforma per le fiduzioni nell'ambito degli appalti pubblici? In questo momento no, ovviamente il legislatore non prevede l'obbligo di utilizzo della piattaforma, la piattaforma è stata creata a partire da febbraio, in questo momento è in fase di sperimentazione e di test. L'obiettivo anche della sandbox è di creare una piattaforma che sia di sistema e quindi l'obiettivo è quello poi che possa in futuro diventare una soluzione, se vogliamo, obbligatoria. Per la gestione delle fiduzioni, perché questo creerebbe ovviamente un maggior valore. È chiaro che in questo momento la piattaforma è in fase di sperimentazione. Terminata la fase di sperimentazione, come partner lavoreremo appunto all'industrializzazione di fiduzioni digitali. Vedo, è possibile estendere l'applicativo anche alle garanzie diverse dei lavori pubblici, ad esempio le garanzie per la gestione dei rifiuti. Allora, sì, la piattaforma è in grado di gestire tutte le tipologie di fiduzioni, quindi non c'è una tipologia, la piattaforma non gestisce le sole fiduzioni per appalti pubblici, ma gestisce tutte le varie tipologie di fiduzioni, quindi che non per forza, per esempio, le controparti devono prevedere una stazione appaltante, possono anche essere due soggetti corporate, quindi non c'è limitazione in termini di tipologia di fiduzione che viene gestita dalla piattaforma. Un collega Mario Cesare Campanini dice: sarebbe interessante se agganciato al database delle certificazioni Accredia per quanto riguarda il soggetto contraente con verifica automatica delle riduzioni appalti pubblici. Allora, noi qui in questo momento siamo integrati con un sistema che ci mette a disposizione infocamere. A livello tecnologico di integrazioni, ovviamente sono tutti i passi successivi, nel senso che, appunto, ripeto, in questo momento non c'è integrazione
con i vari sistemi informativi, ma l'obiettivo è quello di rendere la piattaforma integrata con tutta una serie di quelli che si chiamano oracoli, quindi di sistemi terzi che sono in grado di fornire informazioni alla piattaforma per aumentare il valore aggiunto per i partecipanti. Donato Bramante chiede: possiamo obbligare le ditte, specificando ciò nel bando di gara, ad emettere le fiduzioni attraverso il portale? Allora, dipende. In questo momento, non essendo presenti tutte le... non sono io la persona che si occupa di appalti pubblici, quindi poi magari i colleghi che l'hanno testata operativamente dei comuni potranno rispondere magari meglio di me. In questo momento, ovviamente, non essendo presente tutte le banche e tutte le assicurazioni, non è possibile prevedere il solo utilizzo della piattaforma, trattandosi poi di una fase di test. In futuro, nel momento in cui ci auguriamo la piattaforma possa diventare obbligatoria, poi chiaramente in quel caso è possibile. Al momento, la collega Natalia D'Angelo chiede: al momento quale quota di mercato dei garanti aderisce alla piattaforma? La quota di mercato dei garanti è molto alta, le imprese che partecipano, ricordo in questo momento siamo in una fase di sperimentazione, quindi la piattaforma è aperta a... è stata una scelta quella di aprire ad un parterre ristretto di partecipanti, così è come vengono svolte operativamente le sandbox da CETIP e dall'Università Cattolica, quindi avere un parterre di rappresentanti che siano rappresentativi del proprio mercato, quindi abbiamo le più grandi banche, per esempio anche insomma, il gruppo Intesa San Paolo, che oggi è anche UBI, Reale Mutuo tra le maggiori assicurazioni sul mercato, Coface, Cattolica, insomma un parterre di oltre 10 garanti che hanno una quota significativa del ramo cauzioni del mercato fideiussioni bancarie. Il collega Zorzini chiede: l'applicativo può essere utilizzato anche per le fideiussioni inerenti agli affitti, contratti di locazione abitativa con persone fisiche? Sì, appunto, come dicevo, la piattaforma non ha problematiche nella gestione delle diverse tipologie di fideiussioni. Possono essere create anche utenze per le persone fisiche e quindi sì, anche per inerenti agli affitti. La collega Laura Fiorini chiede: quindi, se ho capito bene, la prescrizione segue la natura della garanzia, tipo onere di urbanizzazione, prescrizione decennale, polizza prescrittiva nel 10 anni. Non so se qui magari i colleghi che si occupano più della parte pubblica. Non capisco cosa intenda polizza prescritta nel 10 anni. Non so, dottor Merlino, se riesce a recuperare la persona che scrive. Magari su Esatto, questo poi magari. chiediamo in privato ulteriori spiegazioni. Io direi esatto, poi in privato chiederemo magari ulteriori specificazioni sulla natura della Esattamente. domanda. E in ogni caso poi ci sarà, diciamo, a valle di questo evento anche un'attività di follow-up, di approfondimento. E diciamo, sono tutti elementi che, ripeto, sono assolutamente coerenti con lo spirito di questa iniziativa, cioè di raccogliere vari aspetti sull'operatività comunale, ad esempio molto interessante anche la parte di integrazione Assolutamente. tecnologica con sistemi terzi. Insomma, io direi, se è d'accordo, di procedere con la scaletta dei lavori, dopodiché provare a recuperare ulteriori domande o approfondirle a valle dell'evento. Se lei ha Sì, vedo c'era concluso forse il suo la intervento. domanda, così chiudiamo sulla conservazione sostitutiva garantita dalla piattaforma. In questo momento si tratta di una sperimentazione e quindi no, la conservazione sostitutiva viene gestita dalle controparti. Quando la piattaforma sarà in produzione sarà garantita. Se è d'accordo, passerei la parola. Prima di passare la parola al dottor Rostagno, ripeto, è molto importante che poi i comuni abbiano, sperimentino e abbiano contezza della soluzione. Quindi,
magari a valle dell'evento poi invieremo, metteremo a disposizione le presentazioni dentro le quali sono indicate, diciamo, le modalità di registrazione e poi partecipazione. Tra l'altro abbiamo anche redatto una deliberazione tipo qualora un comune avesse necessità di, come dire, di aderire all'iniziativa e di fare un passaggio formale, ecco, ma solo per agevolare e per velocizzare la partecipazione. Io a questo punto darei la parola al dottor Rostagno. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti, spero mi sentiate bene. Allora, come diceva prima il dottor Cotizzelati, quindi vi sono tre portali all'interno di questa piattaforma che quindi vanno a interessare le tre controparti fondamentali appunto che agiscono all'interno della fideiussione. Quindi vi sarà un portale garante, un portale contraente e un portale garantito. E ciascuno di questi tre attori ha a disposizione due tipologie di utenza all'interno della piattaforma, quindi abbiamo previsto un'utenza di tipo amministratore, le quali appunto queste tali utenze hanno poteri dispositivi all'interno della sandbox e possono operare su tutte le fideiussioni che sono di competenza dell'organizzazione, quindi hanno piena visibilità su tutte le organizzazioni, su tutte le fideiussioni che appunto vengono create oppure vengono, diciamo, su cui opera l'organizzazione. Queste utenze o amministratori possono creare nuove utenze, sia amministratore sia operatore, e le utenze operatore hanno, diciamo, delle funzionalità limitate rispetto all'amministratore, in quanto hanno la possibilità sì di operare sulle fideiussioni naturalmente, ma solo quelle fideiussioni che gli sono state assegnate da parte dell'utenza operatore, dall'utenza amministratore, scusatemi. E qui abbiamo provato a riportare alcune delle schermate, lo potete vedere sotto, alcune delle schermate che sono prese direttamente dalla piattaforma che appunto abbiamo sviluppato. Ok, come anticipavamo prima, in questa fase di sandbox, quindi in fase di sperimentazione, abbiamo previsto la possibilità di utilizzare due tipologie di fideiussioni, quindi la tipologia reale, dove effettivamente viene inserita all'interno della piattaforma una fideiussione che in tutto e per tutto rispecchia la fideiussione che è emessa con i canali tradizionali e che quindi avrà pieno valore legale. Per questa fase appunto di sandbox abbiamo previsto anche la possibilità di inserire delle fideiussioni di prova, quindi nel caso appunto quando utilizzerete la piattaforma vedrete che vi è un banner arancione, insomma è molto chiaro per appunto riportare il fatto che la fideiussione su cui si sta operando non è una fideiussione reale ma è una fideiussione di prova qualora desideraste testare la piattaforma fideiussioni digitali senza utilizzare una fideiussione reale, appunto. Ok, quindi come schermata principale, quello che potrete vedere, appunto, a parte il menu che vi dicevo prima, con la possibilità di gestire le utenze della propria organizzazione, vi è un menu chiamato Le mie fideiussioni, dove appunto l'amministratore visualizza tutte le informazioni e tutte le fideiussioni e le informazioni delle relative fideiussioni che appartengono all'organizzazione, mentre l'operatore vedrà solo quelle che gli sono state assegnate. Come vedete, vi è una colonna che indica chiaramente se la fideiussione sia di prova o meno, il numero pratica, che è un codice univoco che viene inserito direttamente dalla piattaforma, il numero della fideiussione, che invece è un numero che viene inserito dal garante per la rendicontazione interna, quindi viene direttamente generato dal sistema che utilizza il garante, lo stato della fideiussione, quindi se è in bozza, se è attiva, se questa è attiva con uno svincolo o un'escussione, ma comunque lo vedremo meglio dopo, l'aggiornamento e poi le informazioni su chi sono il garante, il contraente e il garantito, quindi il beneficiario, che come anticipavamo sono i tre ruoli che agiscono all'interno di questa piattaforma. Inoltre vi è l'informazione sulla somma garantita.
Questo è il menu, diciamo, di riepilogo di tutte le fideiussioni. Se si vuole andare all'interno dei dettagli della singola fideiussione, ho fatto il cerchietto in rosso, spero lo vediate, vi è la possibilità di appunto verificare tutte le informazioni che sono inserite all'interno della fideiussione. Come processo, scusatemi, vi rubo qualche minuto solo per definire il processo, perché in questa fase l'attore che diciamo, avvia il processo di fideiussione è il garante, che quindi proporrà una bozza all'interno della piattaforma. Questa bozza viene prima salvata in locale, quindi il garante ha la possibilità di diciamo, modificarla, inserire i dati che ritiene Scusi, corretti. dottor Rosanca, interrompo solo 2 secondi per farle alzare un po' il volume del microfono. Nel menu a tendina di Ok. fianco al microfono, la seconda icona regola volume microfono, la porta un po' Meglio ora? sotto a 90. Sì, Perfetto. credo di sì. Ok, scusatemi, quindi dicevo che appunto il garante è colui che avvia il processo di fideiussione, propone una bozza al contraente e al garantito, e quindi al beneficiario. Quindi la prima, diciamo, delle sezioni che il garante andrà a inserire e quindi che il contraente e il garantito potranno visualizzare è rispetto ai dettagli della fideiussione, dove appunto sono riportati il numero pratica, il numero della fideiussione, come abbiamo visto prima, e alcune informazioni rispetto alla data, quindi la data di emissione e la data effetto, la data di scadenza e la data di termine scodibilità, se la si conosce. E poi alcuni radio button come l'informazione rispetto al fatto che la fideiussione sia provvisoria o definitiva, se vi sia la scadenza fissa, la tipologia che è un codice numerico che va ad identificare appunto la tipologia della fideiussione e una breve descrizione dell'oggetto. L'ultimo punto è rispetto al fatto che se si voglia o meno rendere da subito condivisibile questa bozza con il garantito. Quindi se questo flag sarà su sì, il garantito, quindi il beneficiario, potrà da subito visualizzare la bozza della fideiussione e accettare questa bozza. Diversamente, se è flaggato su no, il garantito, quindi il beneficiario, non avrà la possibilità di visualizzare la bozza fin tanto que che questa non è attiva e poi sarà possibile condividerla con il garantito in un secondo momento. Dopodiché l'ultimo dei valori è quello riferito al codice identificativo di gara nel caso appunto la fideiussione sia una fideiussione provvisoria per la partecipazione ad una gara d'appalto. Successivamente vi sono le informazioni rispetto alle anagrafiche delle controparti, quindi i dati del garante, del contraente e del garantito, dove appunto sono inserite la ragione sociale, il codice fiscale e la partita IVA e poi l'indirizzo appunto con il numero civico e le informazioni appunto sull'indirizzo dell'organizzazione. Vi sono inoltre due campi che sono l'email di riferimento e il telefono di riferimento che possono essere valorizzati, non sono obbligatori, per, diciamo, inserire le informazioni rispetto a un soggetto che non necessariamente è amministratore della piattaforma, ma che comunque è il riferimento per quella specifica fideiussione. Quindi non è un riferimento in generale dell'organizzazione, ma è il riferimento dell'organizzazione per quella specifica fideiussione. Dopodiché, dopo, diciamo, i dati anagrafici, vi sono i dati economici. Questa visualizzazione che vedete qui, è per il contraente e il garante, in quanto la somma garantita è visibile a tutte e tre le controparti, naturalmente, quindi contraente, garante e garantito, mentre le informazioni sul tacito rinnovo e i premi, quindi gli oneri, della fideiussione, naturalmente è un dato che lega semplicemente il contraente e il garante, che quindi non sarà visibile al garantito. Dopodiché vi è la possibilità di inserire in fase di creazione della bozza delle eventuali milestone di svincolo. Questo è un dato di nuovo opzionale,
lo si può inserire se queste milestone di svincolo sono già note a priori. Diversamente, qualora queste milestone non siano note, basta non inserire queste informazioni e sarà poi possibile procedere allo svincolo in una fase post-attivazione della fideiussione, senza appunto creando un nuovo svincolo senza avere queste informazioni preliminari. Vi sono inoltre altri due campi, che sono i campi note, quindi note condivise e note interne. Le note condivise sono delle note che, quando vengono inserite, possono essere visualizzate da tutte e tre le controparti, mentre le note interne sono delle note che possono essere visualizzate solo ed esclusivamente dagli operatori o dagli amministratori della propria organizzazione, quindi non saranno visibili alle altre controparti. Quindi, immaginatevi appunto che il garante abbia caricato questa bozza, l'abbia condivisa, abbia inserito tutti i dati della bozza, l'abbia condivisa con il contraente e con il garantito. Cosa sono chiamati a fare, i due attori? Quindi, i due attori, contraente e garantito, dovranno decidere se accettare la bozza della fideiussione proposta dal garante oppure proporre delle modifiche a questa bozza. Quindi, qualora entrambi accettino la bozza proposta dal garante, si potrà procedere al caricamento dei documenti firmati all'attivazione, oppure, qualora si volessero proporre delle modifiche, bisogna andare ad inserire direttamente sui dati della bozza della fideiussione la modifica che si vuole inserire. Per esempio, si vuole aumentare la somma garantita, avevamo visto 200.000 euro a 220.000 euro, e cliccare su Proponi modifiche. Cosa succede a questo punto? Che questa informazione viene propagata agli altri due controparti, che avranno naturalmente evidenza di qual è la modifica che è stata proposta e da chi, e dovranno poi appunto accettare o proporre a loro volta una nuova modifica e quindi ripercorrere l'iter approvativo che porterà poi appunto all'approvazione da parte di tutte e tre le controparti della bozza della fideiussione. Quindi, una volta che la bozza viene approvata da tutte e tre le controparti, bisogna procedere con l'attivazione della fideiussione e il caricamento dei documenti necessari per la firma. Quindi, vi sono due possibilità. Qui c'è una differenziazione nel flusso di processo fra le banche e le assicurazioni, nel senso che le banche caricheranno, dal momento che il contraente è un cliente della banca, caricheranno un documento unico firmato, quindi con la firma sia del contraente sia del garante. Le assicurazioni avranno la possibilità di caricare anche dei documenti singoli, quindi con la possibilità di caricare o dei documenti singoli, quindi un formato per il contraente e un formato per il garantito, qualora appunto abbiamo inserito il flag di condivisibilità con il garantito, oppure caricare nuovamente l'atto già firmato nel caso in cui l'assicurazione sia in possesso degli atti già firmati dalle controparti. Dopodiché, appunto, il garante carica questi documenti. Questi documenti saranno visibili all'interno del tab Documentazione che potete vedere nella spalla di destra in fondo, e poi procedere appunto all'attivazione della fideiussione. Una volta che la fideiussione risulta attiva, lo vedrete perché appunto sia nel tab Le mie fideiussioni sarà aggiornato lo stato della fideiussione da bozza condivisa ad attiva, sia appunto nella spalla di destra vedrete sempre in verde qual è lo stato della fideiussione che state visualizzando. Quindi, una volta che la fideiussione è attiva, possono essere effettuate di fatto tre ulteriori operazioni di gestione del ciclo di vita. Quindi, il processo di svincolo, il processo di escussione e il processo di, l'abbiamo chiamata modifica post-attivazione. Quindi sarà possibile in ogni momento richiedere, effettuare la richiesta da parte di una qualunque delle controparti di effettuare una modifica sulla fideiussione. Quindi il primo di questi processi è il processo di svincolo. Quindi il processo di svincolo,
può essere effettuato, può essere avviato, diciamo, sia dal contraente sia dal garantito. In questo caso, ponendo il caso che lo svincolo sia avviato dal garantito, è necessario poi il flusso approvativo prevede che vi sia una prima approvazione da parte del contraente e poi un'ultima approvazione da parte del garante. Diversamente, se lo svincolo fosse avviato dal contraente, vi sarebbe una prima approvazione da parte del garantito e poi comunque l'ultima parola spetta sempre al garante che di fatto accetta. E quindi conferma lo svincolo. Come vi dicevo prima, è possibile inserire lo svincolo se si conoscono le milestone di svincolo direttamente in fase di creazione e quindi nella spalla dello svincolo potremo vedere le milestone che sono state inserite, quindi di fatto solo confermare e quindi avviare il processo di svincolo confermando una di queste milestone. Diversamente, se le milestone che sono state inserite non sono più valide o le milestone direttamente non erano state inserite, diciamo cliccando su condividi nuovo svincolo sarà possibile creare un nuovo svincolo che appunto seguirà l'iter approvativo che abbiamo definito prima. Per quanto riguarda invece il processo di escussione, questo può essere avviato esclusivamente da parte del garantito, che avrà a disposizione di nuovo nella spalla destra un'apposita sezione, e il processo prevede quattro step, quindi l'invio del preavviso di escussione da parte del garantito, l'invio dell'avviso di escussione da parte del garantito e poi vi sarà la registrazione dei termini dell'accordo, quindi ponendo che facciamo questo esempio, quindi la somma escutibile in questo caso è di 200.000 euro, il garantito può procedere a un'escussione sia parziale sia totale, quindi ponendo in questo caso di voler effettuare un'escussione totale, verrà inviato il preavviso di escussione dell'importo di 200.000 euro. Poi successivamente l'avviso di escussione di 200.000 euro da parte del garantito, dopodiché il garante dovrà registrare i termini dell'accordo di appunto rimborso di questa somma. Quindi definire quale quota parte è in carico al garante e la quota parte in carico al contraente. Il quarto ed ultimo step è la registrazione di questo pagamento all'interno della piattaforma, quindi una volta che il disponente garante ha rimborsato l'importo che è stato richiesto di escutere, registrerà questo pagamento all'interno della piattaforma. Il terzo e ultimo processo di gestione post-attivazione è appunto il tema della modifica. Quindi sarà possibile durante post-attivazione della fideiussione da parte di tutte e tre le controparti proporre una modifica. Questa modifica per avere effetto naturalmente deve essere accettata ed approvata da parte di tutte le controparti che appunto agiscono sulla fideiussione. Diversamente la modifica non può essere accettata e quindi non vi sarà, non avrà nessun valore la modifica richiesta. Alcune modifiche, quali per esempio le modifiche sull'importo o sulla data di scadenza, necessitano comunque la firma di un nuovo documento e quindi il caricamento di un nuovo documento firmato, quale può essere per esempio l'appendice della fideiussione. In ultimo, un'altra delle funzionalità che è possibile e che riteniamo possa essere interessante, per la platea, è quella della gestione della procedura della gara d'appalto. Quindi, in questo caso, se si vuole, proporre una fideiussione, provvisoria per la gestione di una gara d'appalto, sarà necessario che all'interno appunto della bozza della fideiussione sia flaggato, vi ricordate il radio button condivisibile con il garantito con no, quindi questa fideiussione non sarà da subito visibile con il garantito e la bozza sarà definita solo da contraente e garante. In questo caso, una volta che la bozza sarà attivata e quindi confermata solo dal contraente e dal garante,
Il contraente potrà scaricare direttamente dalla piattaforma un documento che viene generato dalla piattaforma, che è questo documento che vedete a destra, che di fatto è un documento che, oltre a delle informazioni rispetto alla piattaforma fideiussione digitale e alcune informazioni di base della fideiussione, quali per esempio il numero pratica, il numero della fideiussione e quali sono le controparti al tavolo, ha appunto un link, che è quello che vedete in blu. Questo link di fatto, deve essere utilizzato dal garantito, perché scusatemi, questo documento deve essere inserito all'interno della busta elettronica, quindi all'interno della busta elettronica per partecipare alla gara d'appalto, oltre alla fideiussione, deve essere inserito questo documento. Quindi questo documento, una volta che le buste vengono aperte dal presidente di gara, il presidente di gara utilizzerà questo link per accedere alla piattaforma, perché di fatto questo link permette di praticamente effettuare login alla piattaforma ed automaticamente assegnare questa fideiussione alla propria utenza. Quindi questa fideiussione, dal momento in cui il presidente di gara accederà con questo link, automaticamente assegnerà questa fideiussione alla propria utenza. Questo cosa comporta? Comporta il fatto che il presidente di gara possa di fatto verificare che la fideiussione che era stata inserita all'interno della busta elettronica sia coerente e corrisponda quindi con la fideiussione che è caricata all'interno della piattaforma e che lui si è appena autoassegnato all'interno della piattaforma. Questa fideiussione è visibile solo ed esclusivamente al presidente di gara, fin tanto che il presidente di gara non decide di assegnare questa fideiussione ad un'altra utenza con appunto la procedura che vedevamo prima. In ultimo, volevo appunto darvi un'informazione rispetto al supporto, quindi come anticipava Davide prima, vi è la possibilità di avere un supporto per problemi tecnici o di utilizzo alla piattaforma, al gestore della piattaforma. Quindi, se voi andate nel menu in alto a sinistra, sulla sezione supporto sarà possibile aprire un ticket di supporto dove appunto noi prendiamo in carico la vostra richiesta e cercheremo appunto di rispondervi nel più breve tempo possibile per provare appunto a sistemare il problema e rispondere alla vostra richiesta. Ok. Ringrazio il dottor Se c'è Rostagno. qualche domanda. Ok. Diciamo qualche minuto con la programmazione. Se possibile, chiederei ai colleghi di IFEL e a tutti di invertire l'ordine perché temo che il dottor Castellini abbia qualche problema e quindi non vorrei assolutamente perdere il suo intervento. Quindi, se possibile, invertirei l'ordine. Altrimenti proseguiamo così, insomma. Dottor Castellini. Perfetto. Ok, ci sono. Eccolo, perfetto. Buongiorno. Grazie. Nel frattempo inviterei invece il dottor Cotisilati sempre a dare uno sguardo alle domande per provare poi a rispondere, diciamo, dopo gli altri interventi. Quindi darei la parola a lei, dottor Castellini. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono una posizione organizzativa del Comune di Milano, sono stato, diciamo, individuato come referente di questo progetto per il Comune di Milano perché sostanzialmente mi occupo diciamo, della testa e della coda delle gare, quindi più che altro siamo nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica, quindi mi occupo della predisposizione dei disciplinari di gara e della stipula del contratto. Quindi mi trovo di fronte a cauzioni provvisorie e cauzioni definitive. L'idea era che molto probabilmente arrivassero, diciamo, molte fideiussioni e cauzioni che riguardano, diciamo, quest'ambito. Invece da quelle che effettivamente sono scattate e scaricate sulla piattaforma che riguardano il Comune di Milano,
Ne abbiamo quattro reali e due, diciamo, di prova. Le quattro reali sono tutte fideiussioni che non riguardano gare, ma quindi sono fideiussioni che riguardano o bonifiche ambientali o permessi a costruire oppure occupazione di spazi. Quindi vediamo che questa diciamo idea che avevamo noi, che considerato il numero dei partecipanti alle gare pubbliche, specialmente nell'ambito lavori, io mi occupo di fornitori di beni e servizi, dove partecipano mediamente 250 aziende, ci aspettavamo che le fiduzioni arrivassero, diciamo, in quest'anno. Devo dire che il partecipare, quindi provare questa piattaforma, semplifica molto la vita, diciamo, no, nostra, di operatori, perché ultimamente la Agcom, l'ANAC, l'IVASS hanno dato delle raccomandazioni. C'è stato nel periodo, diciamo, del lockdown e quindi negli acquisti, nel periodo, diciamo, relativo agli acquisti Covid, che c'è stato, diciamo, dei carpiati di qualsiasi tipo di ditta che si è inventata, si è reinventata e ha partecipato, diciamo, a procedure per quindi io tutti i giorni combatto, specialmente sulle polizze definitive, ma il soggetto che partecipa, che ha firmato, ha i poteri per firmare. Noi, per un vecchio retaggio che nasce molto probabilmente 30 anni fa, dal fatto che andando a discutere una polizza ci siamo trovati a non è stato escusso, perché il soggetto che aveva rilasciato quella fideiussione non aveva i poteri, pur avendo ancora, diciamo, i formulari per predisporre delle polizze fideiussione, noi chiediamo l'autentica notarile. Quindi la procedura, specialmente in questo periodo che c'è stato del lockdown, l'autentica della firma del soggetto che ha firmato e del fatto che il soggetto che ha firmato avesse i poteri, ci ha creato qualche problema, così come la firma del contratto pubblico, che deve essere per forza, diciamo, svolta in presenza dei partecipanti. Quindi questi sono i problemi. Oltre al fatto che molto spesso ci arrivano, diciamo, delle fideiussioni da parte di soggetti che sono autorizzati ad operare nell'ambito del territorio nazionale, che però sono esteri. Per dire, tra un po' andrò a firmare un contratto dove lì la polizza è una polizza rilasciata da una società di Malta. È vero che c'è uno stabilimento in Italia che rientra autorizzato da IVASS, che è autorizzato per il ramo cauzione. Anche lì abbiamo chiesto l'autentica notarile, però lì non c'è l'imposta di bollo, in quanto il soggetto è un soggetto, si è perfezionata, diciamo, con la polizza Malta. Quindi ci sono una serie di problematiche. Quindi il fatto che io possa operare su una piattaforma in cui ho contezza del fatto di tutto il processo, compreso le date di creazione e le date, diciamo, di scadenza, perché ricordiamoci che nelle cauzioni provvisorie la durata noi imponiamo i 180 giorni. Non arriviamo mai alla stipula del contratto in 180 giorni dal momento in cui c'è l'apertura delle offerte, quindi la presentazione delle offerte. E di conseguenza dobbiamo sempre chiedere dei rinnovi. È facile che il monitoraggio di questa fase sia complicato, perché devo crearmi, diciamo, delle tabelle Excel in cui io ho le varie scadenze e devo monitorare. Se questo dato mi viene fornito in automatico dalla piattaforma, vedete che da un punto di vista reale è facile, diciamo, gestire questa procedura. Così come evito, diciamo, la certezza di coloro che firmano che coloro che firmano le polizze siano soggetti autorizzati a farlo. Eviterei, diciamo, l'autentica notarile, non graverei diciamo, sulle imprese, visto che anche quest'ultimo
diciamo, del decreto-legge convertito a metà settembre, cioè dice che per dire sulle procedure sotto soglia non è, diciamo, necessario l'attuazione provvisoria. Lo scopo è proprio quello di diciamo, ridurre sia i tempi sia avere un impatto sugli operatori, non facendoli sostenere quest'onere che è quello della cauzione provvisoria. Quindi abbiamo, diciamo, una serie, diciamo, di benefici nell'utilizzo. Dal mio punto di vista, ho visto che c'è stata qualche domanda, diciamo, perché deve firmare le polizze il garantito. Cioè, noi oggettivamente, se sono polizze cartacee, se è prevista la firma del garantito, io le faccio firmare. Per quanto riguarda la piattaforma, si accetta la polizza, quindi questo passaggio, diciamo, viene meno. Sul fatto che nell'ambito di associazioni temporanee di imprese, specialmente nella fase di cauzione provvisoria, noi non abbiamo la necessità di che le polizze siano firmate da tutti i soggetti, saranno firmate da tutti i soggetti che fanno parte dell'ADI. Nell'ambito invece della definitiva, nel momento in cui dovesse essere già costituita l'ATI con atto notarile, è sufficiente che firmi il capogruppo. Quindi, insomma, questi sono diciamo, l'esperienza, diciamo, che abbiamo avuto, che abbiamo noi a Milano. Io mi rendo conto che è importante che partecipino comuni, perché comunque ci garantiscono, cioè l'utilizzo di questa piattaforma è, diciamo, facilita, diciamo, il nostro lavoro abituale. Per altre considerazioni, poi c'è tutta la parte legata, diciamo, agli svincoli in base ai SAR che avvengono, diciamo, sono gestiti, diciamo, dalla piattaforma. Quindi alcune volte, specialmente nella gestione di fornitori di beni e servizi, queste polizze nascono con un importo e muoiono con un importo. Ecco. Io firmerò un contratto di pulizie che vale 9 milioni e, diciamo, la polizza è ancora così, nonostante siano già stati liquidati poco meno di 4 milioni di euro, quindi il 50% di quella polizza non è stata svincolata. Quindi questo porta dei vantaggi, specialmente alle imprese, perché, diciamo, lo svincolo, se coltivato, specialmente laddove un'impresa ha una sorta di castelletto, quindi ha un limite, un tetto all'emissione, diciamo, di polizze fideiussorie, gli porta sicuramente dei benefici. Un altro aspetto invece a cui tiene molto, e l'ho accennato il dottor Merlino all'inizio, che tiene molto il nostro assessore, è quello, diciamo, che attualmente non è fattibile, perché, diciamo, la piattaforma ha già individuato i soggetti il ruolo dei soggetti che partecipano a questa sperimentazione, quella di utilizzarla come il comune, non come beneficiario, ma come garante. Questo succede, io ne ho avuto esperienza quando mi sono occupato, diciamo, dell'impiantistica sportiva. Al Comune di Milano ci sono state moltissime fideiussioni rilasciate dal Consiglio Comunale per finanziamenti rilasciati dall'istituto di credito al concessionario associazione sportiva. E avere, diciamo, una traccia, un processo gestito tutto informaticamente, favorisce non solo la trasparenza, ma la facilità di gestione. Devo dire che l'assessore ha puntato molto sulla trasparenza, perché purtroppo poi ultimamente, per la crisi, si è verificato che molti istituti di credito, che nell'ambito di impiantistica sportiva, l'istituto di credito fondamentalmente uno solo, che è l'ICS, quindi il credito sportivo,
hanno rivenuto, diciamo, a discutere nei confronti del Comune di Milano, diciamo, queste cose. Quindi ci tiene molto ad avere questa, a coltivare questa possibilità di utilizzare la piattaforma, utilizzare la piattaforma di blockchain per la gestione, diciamo, delle fiduciarie che il Comune rilascia, diciamo, prevalentemente ad associazioni sportive. Ecco, noi ne abbiamo parecchie in vita, con, diciamo, tutte le documentazioni legate, perché lì alla base di tutto ci sono i piani economico-finanziari, e quindi c'è la validazione da parte di tutti i creditori del piano economico-finanziario, la validazione da parte dell'ente del piano economico-finanziario. Quindi è tutta una procedura particolare che sarebbe, diciamo, utile, interessante gestire, diciamo, una piattaforma di questo tipo. Quindi consiglio, diciamo, ai colleghi ad aderire, perché effettivamente è, diciamo, uno strumento importante e interessante. Ecco. Io ho finito. Grazie, molto interessante perché ci ha dato anche dei riferimenti operativi e, diciamo, questi interventi, ma anche le questioni che i partecipanti stanno ponendo con le loro domande, ci danno un po' la misura del tema e dell'ambito di cui stiamo discutendo. Ed è sicuramente un tema complesso, perché c'è il codice dei contratti, non solo contratti in genere, quindi codice civile, sono più soggetti perché c'è la pubblica amministrazione, ci sono le banche, c'è l'assicurazione e quindi il tema è sicuramente complesso e d'altra parte, lo ribadiamo, si tratta di una sperimentazione, di una soluzione e di capire se questa soluzione può essere, come dire, istituzionalizzata o incentivata nei prossimi mesi, e quindi il vostro contributo è essenziale da questo punto di vista. Darei a questo punto la parola al Comune di Bari, che è uno degli enti che prima di tutti, diciamo, si è interessato, si è mosso sul tema, quindi darei la parola al dottor Pellezzo. Sì, Luca, grazie. Innanzitutto buongiorno a tutte quante e a tutti quanti. Io incomincerei dall'ultima domanda che è stata posta, quella di Manuela, che dice milestone, disvincolo, blockchain, tutti i termini inglesi di cui ignoro il significato. Forse, diciamo, un prossimo appuntamento può servire proprio per approfondire maggiormente questo discorso, cosa vuol dire tecnologia blockchain, cos'è un protocollo basata sulla DLT, sulla Distributed Ledger Technology, sulla tecnologia dei registri distribuiti, se lo traduciamo in italiano. Cosa sono gli smart contract, che non sono esattamente quei contratti intelligenti individuati dal legislatore riformista del 2018. Quindi io, accogliendo un po' l'invito della collega, anziché entrare nel dettaglio del discorso delle fideiussioni, che sono state trattate ampiamente da tutti quanti i colleghi, ma ritornerò su questo al termine, provo a dare una visione di quello che è stato l'approccio seguito dal Comune del Bari in questi ultimi anni. E quando mi riferisco agli ultimi anni, mi riferisco ad un arco temporale abbastanza ampio. Si è iniziato a parlare di utilizzare nuove tecnologie e si è iniziato a farlo in particolare all'interno dei servizi finanziari, all'interno della ripartizione Ragioneria Generale dove opero, e il cui direttore Giuseppe Nini è una persona particolarmente brillante che nell'ultimo decennio ha provato ad attuare tutto quel processo di fintech che in particolare ha riguardato il settore finanziario delle pubbliche amministrazioni. E in prima battuta, come hanno fatto molti, si è iniziato a discutere sull'applicazione delle colored coin, delle principali cryptocurrency, ovvero delle valute virtuali, delle valute digitali, anche al settore pubblico.
E di come determinati concetti che sono proprio di queste valute, pensiamo al Bitcoin, forse che è la valuta virtuale più conosciuta, potevano essere portati all'interno del settore pubblico e magari creare valore all'interno della pubblica amministrazione. Con organizzazioni del no profit locali si è ragionato anche in termini di digitalizzazione della rappresentazione del valore. Ad esempio, chi si occupa di tributi può facilmente immaginare come un approccio del genere possa essere utilizzato nel campo del baratto amministrativo. Rappresento in maniera digitale qual è quella componente di valore che il cittadino ha dato alla collettività e la rendo sua oppure la rendo cedibile a terzi, quindi innescando anche dei principi di solidarietà digitale che sono abbastanza inediti nel nostro ordinamento. Però tutto questo insieme di idee, perché fondamentalmente tali erano, non sono scesi in qualcosa di concreto e tangibile come il processo di cui stiamo discutendo in questo momento, il progetto delle fideiussioni digitali, è passato dalla idea della valuta del coin alla infrastruttura sulla quale queste poggiano e quindi alle DLT e alle blockchain in particolare. E l'ha fatto soprattutto all'indomani della promulgazione del DL 135 del 2018, quella legge sulla semplificazione che all'articolo 8 ter introduce il discorso delle DLT e degli smart contract all'interno dei rapporti sia tra pubblica amministrazioni e privati che fra privati. Quindi il Comune ha iniziato ad intraprendere un percorso di partnership, innanzitutto con il mondo accademico, e l'ha fatto quindi con l'università locale, l'Università degli Studi di Bari, in particolare quei dipartimenti che maggiormente riuscivano a garantire aspetti legati alla compliance normativa e quindi analisi adeguate con il Dipartimento di Giurisprudenza, nonché tecnica e in particolare con il Dipartimento di Informatica e poi con il Politecnico di Bari. Ma le collaborazioni naturalmente sono continuate anche fuori dal territorio locale e in particolare sono significative quelle col Politecnico di Milano e con l'Università Cattolica e con il suo acceleratore CETIF in particolare. Importante se non fondamentale è stata anche la collaborazione con le imprese e questa collaborazione ha permesso di andare a lavorare anche sulla componente dello sviluppo di soluzioni di business, quindi di soluzioni che potevano creare valore e non soltanto valore economico all'interno del tessuto sociale, ma un vantaggio per una serie di stakeholder che interagiscono con la pubblica amministrazione e quindi da qui la collaborazione con SIA, con la quale si è sviluppato in prima battuta il progetto delle fideiussioni e poi con una serie di altre aziende. Ad esempio la collaborazione Politecnico di Milano ed NTT ha permesso di ragionare sul concetto di identità digitale. Ne ha parlato in apertura il dottor Merlino ed è stato particolarmente utile e significativo ragionare come attraverso queste nuove tecnologie si potesse arrivare a definire un processo completamente nuovo per quello che è il sistema di e-voting, di voto digitale. Un sistema che naturalmente parte dalla revisione, da una reingegnerizzazione complessiva dei processi e poi vede all'interno della blockchain, della gestione di smart contract e di idee che possono sembrare ostici in prima battuta, ma che poi sono di facile utilizzo e implementazione, come quelli della tokenizzazione, permettono di gestire adeguatamente il voto elettronico con efficienze gestionali incredibili, dove magari si riescono a risolvere anche problemi endemici come quelli legati al voto degli italiani residenti all'estero oppure al voto di scambio. Quindi anche approcci etici alla gestione di un processo che possono essere opportunamente gestiti attraverso la componente tecnologica. Abbiamo provato anche a
ragionare in ottica di implementazione dei modelli organizzativi e in particolare dello smart working attraverso la gestione di smart contract, in questo caso scambiati all'interno di una blockchain cosiddetta permissionless, una blockchain libera. L'abbiamo fatta all'interno di un avviso pubblico, di un bando europeo, con un'iniziativa che ad esempio oggi ritorna particolarmente utile, soltanto se pensiamo al discorso dei piani organizzativi del lavoro agile che le pubbliche amministrazioni devono avviare dal 31 gennaio dell'anno prossimo, dal sistema che deve salvaguardare le prerogative dei datori di lavoro pubblici e quella procedura attraverso la quale andare a misurare anche le prestazioni dei dipendenti. Non mi dilungo oltremodo, ma possiamo tornare con chi vuole in un secondo momento a ragionare su questo argomento. L'importante è, una volta capiti quali sono le potenzialità della tecnologia, è andare a riscrivere una serie di processi e magari permettere a queste tecnologie di costituire anche un sistema di presidi per la corretta gestione di alcuni processi particolarmente sensibili e critici, come può essere quello della gestione del ciclo dei rifiuti. In questo caso, con una startup locale, Cyber Security, si è ridisegnato il processo locale per la gestione dei rifiuti e, immettendo anche in questo caso una pluralità di tecnologie cosiddette dirompenti, di disruptive technology, mi riferisco alla blockchain, IoT, intelligenza artificiale, ma molto, molto, molto change management e reingegnerizzazione dei processi, si è provato ad offrire al legislatore regionale e alle agenzie che si occupano della gestione dei rifiuti un sistema che potesse colmare alcune delle pecche, delle lacune che sono presenti non soltanto nel nostro territorio, ma in generale a livello italiano e anche sovranazionale. In pieno lockdown abbiamo anche attuato una ulteriore sperimentazione, ovvero attraverso l'utilizzo di un sistema basato su una blockchain pubblica, in questo caso vi do un nome, si chiama Algorand, gestire le attività assembleari, quelle che erano previste dall'articolo 73 del DL 18 del 2020. Il cosiddetto decreto Curitalia ha previsto che anche le attività assembleari dovessero essere remotizzate, ma nel rispetto di determinati principi, trasparenza, tracciabilità, pubblicità, che sono tutti quanti principi che sono alla base proprio della tecnologia blockchain. Mi ricordo la prima domanda che è stata formulata da una collega, la quale rilevava l'importanza del documento digitale proprio per garantire la certezza, l'esistenza, la validità di quel documento. E ad esempio questo aspetto è un aspetto che è proprio endemico all'interno della blockchain. Se, come si dice in gergo, notorizzato all'interno di un registro distribuito, se notorizzato come nel caso della sperimentazione dell'articolo 37 del DL18 all'interno di una blockchain permissionless, per sua natura quel documento esiste. Poi bisogna vedere il contenuto dello stesso e gli effetti che implica la sua usabilità. Però l'utilizzare in questo approccio, utilizzare questo protocollo, utilizzare questa tecnologia permette sicuramente di dare validità e prova dell'esistenza di quel documento. Con tutto ciò, quello che è il discorso legato ad esempio alla conservazione. Oggi abbiamo una legislazione che ci impone di procedere con la conservazione sostitutiva, si potrebbe pensare anche ad una diversa impostazione dello stesso attraverso l'utilizzo di tecnologie diverse da quelle attualmente implementate e dalla visione del legislatore, insomma, da quelle che sono le norme che vanno a disciplinare in questo momento l'operato delle pubbliche amministrazioni e non soltanto delle PA. E approdiamo quindi infine a quello che è il progetto più importante che stiamo gestendo in questo momento. Un progetto, come dicevo, nato inizialmente da una interazione con SIA e ha allargato la fondamentale partnership con CETIF e con Reply. Inizialmente era pensato per gestire le polizze fideiussorie all'interno della pubblica amministrazione e quindi come ulteriore tassello dell'e-procurement pubblico.
Era nato proprio perché ci eravamo interrogati cosa può portare valore all'interno di una pubblica amministrazione attuato attraverso la tecnologia propria della blockchain, cosa normalmente non riusciamo a governare e che invece attraverso un processo digitale garantisce certezza e sicurezza dell'informazione, e subito siamo approdati alle polizze fideiussorie. Nella revisione complessiva del ciclo ordine-pagamento era un tassello, era un task che avevamo ancora difficilmente, riuscivamo a gestire con difficoltà, anche perché in alcuni casi, per tutte le verifiche che si potevano porre in essere, poteva rappresentare un atto di fede che veniva fatto nei confronti del soggetto che presentava quella garanzia, quella polizza fideiussoria. Gestire invece in maniera adeguata, in modalità digitale, all'interno di un perimetro forte come quello di una blockchain, ci garantiva maggiore sicurezza del documento, della polizza, ma del processo in generale. E in questo caso l'approccio è stato un approccio laico. Non abbiamo detto, come direbbero i puristi, non esiste una blockchain se non quella pubblica, le cosiddette blockchain permissionless, ma abbiamo ragionato con Sia, con Cetip e su Reply sul valore che si può realizzare attraverso una blockchain permissioned, quindi quella appartenente ad un determinato soggetto, il cui soggetto in particolare è il principale player sul mercato nazionale, l'azienda più importante che abbiamo in Italia e non soltanto in Italia, nella gestione dei rapporti interbancari e interassicurativi. Quindi un sistema che poteva garantire sicurezza, solidità ai vari operatori, soprattutto del mondo bancario e assicurativo, ma anche alla componente governativa, e quindi in un'ottica di possibile revisione di quello che è il sistema delle regole su cui si basa la gestione delle polizze fideiussorie. Ha detto Davide benissimo all'inizio, si parla di una sandbox, quindi di una sperimentazione che può avere anche degli effetti bottom-up. Partiamo dallo sviluppo di una idea per provare ad offrire un contributo al cambiamento e quindi all'attività del legislatore. Termino con quest'ultimo richiamo che anche Luca Merlino aveva annunciato nell'apertura di questo webinar, quello al DL 76. E in particolare mi riferisco a quella parte del decreto che apre sì alla sperimentazione di nuove tecnologie, ma impone determinati limiti e determinati vincoli. Oggi forse sarebbe mancato quel substrato utile nel quale abbiamo avviato la sperimentazione, però a partire da quelli che sono i limiti imposti dal legislatore, nuove e parimenti interessanti possono essere altre iniziative che all'interno del tessuto della pubblica amministrazione, in collaborazione con le principali imprese nazionali e con i vari partner tecnologici, possiamo realizzare. Purtroppo è caduta credo, la linea del dottor Pellecchia. Vi chiedo un attimino di pazienza. Sicuramente si stanno ricollegando. Chiedo al dottor Merlino di avviare la sua webcam. Eccoci, Grazie. qualche problema tecnico immagino. Sì, sicuramente c'è stato un calo di Vedo, linea, ho visto. sì. sento Francesco però che te. Francesco ti Eccomi, non so dove mi chiederei avete perso, dove mi sono smarrito io. pochi istanti, ma ti pregherei insomma, di continuare e di concludere. Siamo a una decina di minuti dalla conclusione. Prego. Sì, concludo praticamente qui, ringraziandovi insomma per l'attenzione e offrendovi massima disponibilità per ogni forma di eventuale approfondimento su quanto vi ho raccontato.
Poi posso provare a rispondere a qualcuna delle domande che ho visto che non hanno avuto seguito durante i confronti precedenti. Alla prima, in qualche modo, ho dato già una risposta. Mi sembra che poi quella di Donato, la numero 8, potesse avere necessità di un approfondimento. Possiamo obbligare le ditte specificando ciò nel bando di gara ed emettere fideiussioni attraverso il portale? Allora, personalmente non lo vedo come una possibilità, però sicuramente la possibilità di vincolarli esclusivamente ad utilizzare la soluzione digitale, ma magari dove è previsto all'interno di una base regolamentale locale della tua amministrazione, può essere un plus, un elemento in più per apprezzare l'offerta dell'operatore economico e quindi riconoscere valore all'offerta che contiene in sé una polizza fideiussoria gestita in maniera digitale attraverso un'infrastruttura che l'amministrazione può fare propria. Poi avevamo la 11. La piattaforma supera l'autentica della sottoscrizione digitale della fideiussione, articolo 25. La piattaforma, per sua natura, avendo individuato quali sono gli attori del network e quindi avendo effettuato un censimento a monte, riconosce la validità di quegli attori e la sottoscrizione che viene fatta dei vari documenti, tenendo presente che è vivamente consigliato, raccomandato a tutti quanti di procedere comunque alla sottoscrizione digitale dei documenti, lasciando a casi residui. Purtroppo di nuovo abbiamo avuto un calo di linea, un attimino di pazienza, aspettiamo che il dottor Merlino rientri, ecco, nell'aula. Dottor Merlino, eccoci. Questo finale è un po' tribolato, diciamo. Sì, purtroppo. Ci sono solo per voi due dei cali di linea, non so il motivo. Volevo sapere se il dottor Cotizelati invece è in linea, è collegato? Sì, eccolo. Io direi che siamo in conclusione. Lascerei al dottor Cotizelati la possibilità di approfondire velocemente il tema. Anche costi che è stato citato più volte in alcune domande, e poi direi di chiudere anche. Trova a... Per me ok, non so se ho visto che è rientrato anche il dottor Pellecchia. Allora, giusto per rispondere No, prego. alla domanda sui costi. La fase di sperimentazione non prevede alcun costo per quelle che sono le pubbliche amministrazioni che vanno a testare, che partecipano alla sola fase di test del progetto. Quindi chi di voi vorrà testare la piattaforma fino a fine ottobre non dovrà sostenere alcun costo. Chiaramente nel momento in cui la piattaforma verrà industrializzata, poi chiaramente sarà offerta sul mercato, ma al momento non sono ancora noti quelli che sono i costi della piattaforma in fase di industrializzazione. Per quello che riguarda la fase di sperimentazione, lo ribadisco, non è previsto alcun onere per la pubblica amministrazione che partecipa alla sola fase di sperimentazione. Non so se c'erano altri temi che dovevano essere trattati. Chiedo, magari non so se il dottor Mellino vede qualche altro tema importante da chiarire Non ne ai vedo, colleghi. ripeto, se poi ci accorgiamo che ci sono stati aspetti non adeguatamente trattati, possiamo anche trattarli poi a valle. Non so se Francesco aveva la possibilità di concludere sugli aspetti che stava trattando.
Ho praticamente concluso un ringraziamento a tutte quante e a tutti quanti da parte mia e dall'amministrazione per averci invitato a questo confronto. Grazie e a Grazie a presto. te, per averci portato, diciamo, l'esperienza del Comune di Bari e per aver posto questioni, di assoluto interesse su cui bisognerà tornare. Ripeto, l'obiettivo di oggi era aprire un varco su questo tema e su questa progettualità, ma dovremo assolutamente tornare su questi temi. Io ringrazio, sia i relatori, l'assistenza IFEL ovviamente, ma soprattutto voi partecipanti, e vi do appuntamento ai prossimi eventi sul tema e su altri temi. Grazie e buon proseguimento di giornata.